deve chiamare la guardia medica, signore. Le lascio il numero 080 46 26 3334. Fa la cara di Trigiano. Buonasera. Salve, signora. E quando i numeri non li sappiamo a memoria, come funziona? Gli dica utente di attaccarsi alle... siamo impossibilitati, ma non solo noi non vedenti, neanche loro. Non ve li ricordate tutti a memoria? Io sì che ho 35 anni di servizio. Grosso modo riesco, però su tutta la S chiaramente si pretende troppo poi dagli operatori del centralino. Quante telefonate avete in un turno? Stabilire questo è impossibile, Antonio, in quanto... Il discorso più grave è che io stasera, per esempio, sono da solo. Cioè, lei non vedente, seppur da 35 anni qui, è da solo di turno. La dirigenza mi ritiene opportuno lasciarmi da solo su tutta l'AS. Questi sono i fogli che ci permette di guardare, a trovare, cioè dipende perché abbiamo molto misti i numeri buttati a destra e a sinistra, non si capisce quando devi fare una ricerca di un ospedale, a volte gli ospedali non vengono aggiornati, dobbiamo andare noi a fare la ricerca con diversamente, a chiedere la cortesia, altri 1240. E questo che noi diciamo alla dirigenza anni, di cercare di installare una rubrica o un database per tutti i centralini dell'ARS. È strano dirlo come non vedente, ma sì, camminiamo così a tentoni. Sia noi tutti disabili della ASL, abbiamo l'esperienza di Altamura, Corato, abbiamo ascoltato anche il resto dei colleghi, ma tutto ciò non cambia nulla. L'area tecnica fa orecchie da mercante alle richieste sia nostre che di quelli degli altri operatori della ASL. Inciampa, batte la testa, resta per terra, che succede? Uno dei miei colleghi ha avuto un problema in un pomeriggio, ha dovuto fermarsi sul posto dell'operatore del lavoro. È arrivato il 118, ho fatto lì la flebo vicino con la finestra, che ovviamente mi volevano portare a pronto soccorso perché io non me la sentivo di abbandonare il posto di lavoro e lasciare tutto, perché qui non è che puoi chiamare un ausiliare, un infermiere. 080 537 0118, questo è il numero del San Paolo. A peggiorare la situazione, il discorso è anche questo. I miei colleghi del Falacara di Trigiano e del San Paolo non hanno le reperibilità dei vari nosocomi, quali il di Venere, quali il Falacara, quali il San Paolo. Io ho qui al di Venere le mie reperibilità, cioè medici di sala operatoria, obitorio, anestesisti, medici di tutti. I numeri noi li abbiamo tutti in materiale cartaceo che possiamo visionare. Io la chiamo la Bibbia, la nostra Bibbia. Ci sono centinaia e centinaia di numeri che noi abbiamo depositati in questa fattispecie di banca dati. Ma avete almeno una copia di tutti questi numeri o no, è solo questo? Assolutamente no. Tenga presente che ogni medico, oggi come oggi, ha 2 o 3 numeri di cellulari. Vedi, gli ipovedenti si devono accecare quel poco di residuo visivo che hanno per far sì di lavorare alla meno peggio. Intanto le telefonate si accumulano. La paura che ci sono dell'emergenza a pronto soccorso, oppure c'è una persona bloccata in ascensore e loro possono subito in sala operatoria, devono fare il trapianto, devono organizzare qualsiasi intervento, un cesario. Allora tu devi essere veloce a chiamare in sala operatoria, reperibile per far fare... Nello, per leggere uno di questi numeri qua, come fai di fronte a te? Che devo fare? Che devo alzarmi e guardare con molta difficoltà a fare Rutigliano, la guardia medica di Rutigliano, devo andare a vedere 080 476 1657. E intanto squilla il telefono. Intanto squilla il telefono, io cioè rimaniamo in corso perché la vista è quella che ho difficoltà, non è colpa mia. Ne abbiamo viste di tutti i colori, ci perdoni, ma questa proprio è allucinante. Forse è peggiorato col passare del tempo, perché a capo della, diciamo, della responsabilità della telefonia c'è un ex collega centralinista che comunque cerca di mascherare l'utente anziano, l'utente che non sa a chi rivolgersi. Ad un certo punto chiama l'ospedale perché ha necessità di aiuto, non va
a chiedere dove ha chiamato, cosa ha fatto, ha bisogno di aiuto, ha bisogno di essere teso una mano in quel momento. E questo succede stare anche a spiegare che io rispondo per San Paolo, fa la cara a Trigiano, secondo me è una perdita di tempo. E non solo, nel frattempo se io da solo sto cercando un numero per passare in reperibilità, impegno la stessa linea e l'utente resta lì in attesa. E questo succede anche in occasione di grandi tragedie, come per esempio il disastro ferroviario del 12 luglio scorso. Sì, no, ancora tuttora, quando noi abbiamo delle esigenze particolari, non si fa fede a rinforzare. Tanto io ancora oggi vorrei capire qual è la pianta organica dei vari centralini. 4 disabili e 4 non disabili. Sì, esatto, turnisti. Di cui 7 turnisti. Abbiamo 6 postazioni adottate per essere esecutive, però è come una gallina zoppa, una gamba. Ti faccio vedere, è vero che è una sintesi vocal per poterla operare e lavorare, però non sottoutilizzata, perché chiaramente se io vado a digitare dottoressa Anelli, dott.anelli, non si visiona niente. Non esce un cazzo di niente da lì. Esce 118, cioè, che non ha nulla a che vedere con quella mia richiesta sul computer. Proviamo con Montanaro. Quello che vuoi tu. Un attimo. Vedi, ma in automatico a cazzo. Perché non serve a niente quello che abbiamo. I dottori, chiamaci Centri Veleni, chiamaci l'ospedale di Castellaneta, cioè dobbiamo andare a fare la ricerca di tanti ospedali pure per trovare un posto letto, cioè pronto soccorso, il medico non può perdere tempo, cioè perché ha tanti pazienti fuori a pronto soccorso da smaltire, allora noi l'aiutiamo, però non abbiamo l'attrezzatura di fare la possibilità di farlo trovare il posto letto. Franco, tutto bene? In realtà spero che la nottata sia tranquilla, mi auguro che sia tranquilla. Intanto è passata la mezzanotte e tutto va male, diciamo così. Certo, anche perché non posso permettere neanche di chiudere gli occhi, in quanto essendo da solo non posso mettere la porta. Un ipovedente e un non vedente con le agende e con la memoria tengono in piedi le chiamate dell'emergenza, degli esterni, sì, di chi cerca un medico, di chi cerca un pronto soccorso. Esattamente. Fermo restando che io citofono, dico di essere per esempio un carabiniere, un medico, qualunque, lei non vede, lei si fida, apre e poi succede quel che succede. E questa sulla sicurezza e sul lavoro, non è anche qui c'è da aprire una parentesi. Abbiamo delle sedie in cui ci sediamo con l'impossibilità, perché chiaramente come lei sa, dovremmo avere delle sedie anergonomiche per poter operare o perlomeno lavorare in condizioni, non dico da papali, ma almeno per far sì che possa stare 8 ore, visto che noi non abbiamo la possibilità di lasciare. Non ci sono neanche delle telecamere nel caso in cui succeda qualcosa, no? No, tant'è vero, le dico questo, che se io decido di andare via per fatti miei personali, voglio chiedere un'ora di permesso, non so a chi rivolgermi, non abbiamo il reperibile o l'interfaccia che organizza il tutto. Quindi lei se ne va, lascia scoperto, ritorna, magari non nemmeno... Non posso lasciare, non me la sento, come tutti i miei colleghi, non siamo dei parassiti, vogliamo lavorare e lavorare decentemente, con dignità, cercare di fare il lavoro il meglio possibile. Tenti spesso perché è in piena attività, vista l'ora. Va bene? Buonasera, buonasera signora.